L'uomo che si confronta con la scienza dello spirito e con le sue conoscenze fondamentali, con reincarnazione e karma, sarà facilmente indotto a chiedersi perché è così difficile pervenire ad una visione di quell'essere entro l'uomo che passa di incarnazione in incarnazione sulla Terra, quell'essere che, se si arrivasse a conoscerlo bene, ci condurrebbe alla visione delle ripetute vite terrene e del karma. C'è da dire che il più delle volte l'uomo affronta nel modo sbagliato tutto quello che ha a che fare proprio con questa domanda. Egli cerca di fare chiarezza su queste cose usando il comune ragionamento intellettuale. Egli si domanda: in quale modo è possibile, a partire dai fatti della vita esteriore, ottenere riferimenti su cui poter fondare la dottrina del karma e delle ripetute vite terrene? Con uno sforzo di questo tipo, che si basa sul ragionamento, l'uomo può arrivare fino ad un certo punto, ma soltanto fino a un certo punto. Perché il nostro mondo di pensiero è fatto così da essere dipendente totalmente da quelle strutture della nostra organizzazione umana che sono limitate ad una singola incarnazione. Quelle strutture che noi riceviamo vivendo tra nascita e morte, avendo in dotazione questa organizzazione. Da tale organizzazione e dal modo in cui sono formati il nostro corpo fisico e quello eterico dipende ciò che dobbiamo chiamare il mondo dei pensieri. Quanto più acuti sono questi pensieri, quanto più si spingono in ambiti astratti e tanto più sono dipendenti da quella singola incarnazione che l'uomo sta vivendo. Spesso abbiamo già ripetuto che di tutto il vissuto della nostra anima, il nostro mondo di pensieri è quello che meno di tutto porteremo con noi quando faremo ritorno nel mondo spirituale. E massimamente dovremo lasciare indietro proprio i nostri pensieri più acuti. Ma che cos'è che l'uomo abbandona più di tutto quando attraversa la soglia della morte? Per prima cosa, chiaramente il suo corpo fisico. Ma di tutto ciò che è interiore, egli deve abbandonare totalmente quanto ha elaborato nella sua anima in forma di pensieri astratti. Quindi entrambi, il suo corpo fisico e i suoi pensieri, sono ciò che meno di tutto l'uomo può portare con sé quando varca la soglia della morte. Egli porta con sé i suoi istinti, le sue brame, passioni e abitudini, anche lo stile e la natura dei suoi impulsi di volontà, ma meno di tutto i suoi pensieri. Da questo si può concludere che essi sono legati ad organi esteriori, da non costituire uno strumento valido per penetrare nei misteri della reincarnazione e del karma. D'altra parte, è necessario sviluppare il proprio pensiero fino ad un determinato livello per poter riconoscere che reincarnazione e karma sono una realtà. Ciò che si può dire in merito è contenuto nel breve scritto Reincarnazione, Karma e Teosofia, proprio di Rudolf Steiner. Bene, non si avrà da aggiungere nulla a quello che l'intelletto di per sé può riconoscere. Non è di questo che oggi ci occuperemo. Ci occuperà piuttosto la questione seguente: come può l'uomo arrivare ad una visione certa della reincarnazione e del karma? Una visione che gli dia una certezza interiore sul nucleo essenziale del proprio essere? Si arriva a sviluppare questa visione certa svolgendo interiormente determinate azioni che non sono facili, ma fattibili. Il primo passo per penetrare il mistero del karma è quello di fare nel modo più coscienzioso un esercizio che consiste nel guardare indietro alla propria vita
ponendosi la seguente domanda: che tipo di persona sono stato? Sono stato una persona con una forte propensione alla riflessione? Una persona portata a riflettere e a interiorizzare? Oppure una persona che ha amato provare sensazioni esteriori? Sono stato uno al quale durante la scuola piaceva sempre leggere, ma non fare i conti? Uno che le ha date spesso ai suoi compagni, ma al quale non piaceva prenderle? Oppure uno che molte volte le ha buscate? Dobbiamo guardare indietro alla nostra vita e chiederci: che cosa ero più portato per l'attività intellettuale, per la sfera dei sentimenti, oppure per l'azione? Cosa mi è riuscito facile? Che cosa difficile? Cosa mi è successo a cui avrei voluto sottrarmi? Una volta guardato così alla propria vita, giunge il momento di sviluppare una conoscenza più intima della propria essenza spirituale. Allora si dovranno porre chiaramente di fronte alla propria anima tutte quelle esperienze che non si sono fatte di buon grado. Per esempio, uno che tanto volentieri avrebbe voluto diventare poeta, ma è stato invece costretto dal padre ad imparare un mestiere, deve chiarirsi cosa gli è accaduto da giovane, che cosa gli è toccato in sorte e cosa ha voluto assolutamente evitare, che cosa ha voluto fuggire. Tutto questo si riferisce naturalmente ad uno sguardo rivolto al passato. Dobbiamo cercare di portare in chiaro a noi stessi che cosa ci dice un tale sguardo al nostro passato. Una volta fatto questo, ci si deve fare un'immagine di quelle cose che nella nostra vita ci sono piaciute di meno. Cioè, si tratta proprio di arrivare a capire quali siano queste cose. A questo punto si deve provare ad immaginare che tutto ciò che nella vita non si è voluto e desiderato, ora lo si voglia e lo si desideri fortemente. Come saresti tu ora se avessi desiderato con convinzione ed intensamente tutto quello che in fondo non ti è andato a genio? Bisogna qui escludere quello che ci è riuscito bene, chiaramente. La cosa più importante è immaginarsi le situazioni in cui non si sono potuti realizzare i propri desideri, in modo da crearsi un tipo di persona di cui si abbia la chiara idea che non è quella che noi siamo stati. E a questo punto ci si deve immaginare con tutta la forza e le convinzioni possibili di essere stati proprio quella persona. Se si riesce ad identificarsi con questo essere, allora si è ottenuto qualcosa di essenziale in questo cammino verso il riconoscimento della propria essenza interiore. Proprio a partire dall'immagine che ci siamo fatti della nostra personalità, ci si svelerà qualcosa di quello che noi, nell'attuale incarnazione, non siamo, ma che abbiamo portato con noi, entrandovi. Vediamo che da chi vuole conoscere la sua essenza spirituale viene richiesto qualcosa che gli uomini cercano di evitare al massimo. Il nostro tempo non è affatto incline a fare ciò che è necessario in questo caso. Nel nostro tempo gli uomini tendono per lo più a ritenere di andar bene così come sono. In epoche precedenti, quando la religione era più importante rispetto ad oggi, troviamo che l'essere umano si tormentava se non rispondeva all'immagine che doveva farsi di se stesso, secondo la provvidenza divina. E questo lo portava a ciò che conduce oltre la nascita e la morte, seppure non ancora ad una precedente incarnazione. A questa si arriverà quando si sia posta davanti a sé una controimmagine di se stessi. Allora ci si dirà: questa controimmagine ha a che fare proprio con te? Sì, quando la si avrà, essa ci inseguirà, si cristallizzerà in noi e ci diremo: questa immagine ha qualcosa a che fare con te, ma non
con la tua vita presente. Allora si avrà la sensazione che essa provenga da un'altra vita, da una precedente incarnazione. Se ci poniamo tutto questo davanti all'anima, ci accorgeremo di quanto sia errata l'idea che comunemente ci si fa della reincarnazione e del karma. Avrete sentito spesso che quando un teosofo si trova davanti qualcuno che è bravo in matematica, immancabilmente si convince che costui sia stato un bravo matematico già nella vita precedente. Quante serie di reincarnazioni di questo tipo vengono montate dai teosofi immaturi, convinti di trovare in questo modo la verità? La reale osservazione del ricercatore spirituale mostra in realtà proprio l'opposto. Persone che in una vita precedente sono state eccezionali in matematica e nel calcolo, nella loro presente incarnazione non hanno alcuna propensione per tutto questo. Se si vuole sapere quale talento uno abbia avuto con buona probabilità in una precedente incarnazione, si farà bene a riflettere su ciò che in quella presente egli è in assoluto meno capace di fare. Si scoprirà che probabilmente in quella facoltà ha brillato in una precedente esistenza. Dico probabilmente perché queste cose sono del tutto vere, ma spesso vengono intralciate da altri fatti. È possibile che qualcuno nella sua vita precedente abbia avuto un talento speciale per la matematica, ma sia morto giovane. In questo caso, nella vita successiva, egli nascerà naturalmente con una certa predisposizione in campo matematico, ma essa si presenterà come un proseguimento della precedente incarnazione. Ad esempio, il matematico Abel, che è morto da giovane, rinascerà di certo con una speciale attitudine per la matematica, ma non appena l'avrà espressa appieno, diventerà perfino ottuso nei suoi confronti. Io ho conosciuto un tipo che sin dai tempi della scuola odiava i numeri, mentre era molto bravo nelle altre materie. E così i suoi insegnanti dovevano sempre cercare di abbassare un po' i voti di queste materie per arrivare nelle votazioni finali ad una media che consentisse di volta in volta di promuoverlo. E tutto questo derivava dal fatto che lui, nella sua precedente incarnazione, era stato un matematico d'eccezione. Poi, se si approfondisce ulteriormente questo tema, si mostra che quello che in una vita si fa esteriormente, l'esercizio della propria professione esteriore, nell'esistenza seguente trapassa nella formazione interiore. Per esempio, se una persona è stata un buon geometra, questo si trasformerà nell'incarnazione seguente in un acuito senso della vista. Persone che vedono molto bene hanno portato con sé questa facoltà da una precedente incarnazione. La predisposizione alla matematica si è trasformata in acutezza della vista.